Ciao a tutti, bentornati! In questo tutorial di oggi vedremo insieme, passo passo, come realizzare a maglia questo bellissimo pizzo traforato. Ho utilizzato questo schema per realizzare uno smanicato estivo, così come vedete nelle foto di presentazione, lavorato con i ferri da 3 mm e un bel filo di Scozia, un cotone 100% mercerizzato, che presenta ingomitoli da 100 grammi con una resa di 275 metri. Con i ferri doppi da 3 mm avviamo il nostro numero di maglie multiple di 24 più una finale più 2 di vivagno. Come base del punto io ho scelto di realizzare per la canotta 10 ferri a punto elastico costa 1 a 1. Ho lavorato la maglia di vivagno e poi ho iniziato a lavorare una maglia diritto e una maglia rovescio fino alla fine del ferro. E così ho ripetuto per i ferri successivi per un totale di 10 ferri a punto elastico costa 1 a 1. È possibile in alternativa lavorare anche un punto a maglia legaccio perché il punto che andremo a realizzare rimane stondato, quindi per evitare un'irregolarità troppo accentuata nella parte finale del progetto scegliamo comunque una bordatura iniziale. Ora andremo a lavorare sul nostro multiplo di 24 maglie. Per lo smanicato in particolare ho lavorato su 4 ripetizioni del multiplo, quindi 97 maglie più 2 di vivagno. Per lo smanicato ho lavorato a pannelli, quindi intendo 4 ripetizioni dello schema sia nella parte davanti e poi ripetute nella parte posteriore. Adesso andiamo a lavorare 2 ferri di preparazione, ogni 24 maglie andremo ad inserire un marcapunti. Lavoriamo il vivagno a diritto ritorto e adesso lavoriamo le prime 24 maglie del multiplo. La prima maglia la lavoriamo al rovescio e le successive 11 maglie le lavoriamo a diritto. Abbiamo impostato le prime maglie della metà dello schema, quindi 12 maglie, una al rovescio e 11 maglie lavorate a diritto. Adesso ripetiamo una maglia a rovescio e 11 maglie a diritto. Lavorate le prime 24 maglie del multiplo più la maglia di vivagno, posizioniamo sul ferro un marcapunti. Adesso il ferro si ripete per tutte le successive maglie, una maglia a rovescio, 11 maglie a diritto. Abbiamo lavorato le prime 12 maglie dello schema. Ora ripetiamo una maglia a rovescio e 11 maglie a diritto. Lavoriamo così tutte le 24 maglie a ripetizione dello schema per il numero di ripetizioni che avete scelto di lavorare. Sull'ultima ripetizione abbiamo avviato una maglia in più, quindi vi ricordate multiplo di 24 più una finale. L'ultima maglia la lavoriamo al rovescio e poi lavoriamo al rovescio ritorto, quindi con il filo sotto al ferro, la maglia di vivagno. Adesso voltiamo il lavoro, andiamo a lavorare tutte le maglie come si presentano sul ferro di ritorno, lavorando il vivagno a diritto ritorto, le maglie che si presentano a diritto e tutte le altre maglie al rovescio classico, fino alla fine del ferro. Questi primi 2 ferri non sono presenti su schema, li ho lavorati io per impostare il lavoro. Ora andiamo a lavorare proprio i nostri 16 ferri dello schema. Cominciamo dal primo ferro, il vivagno a diritto ritorto. La prima maglia del ferro si presenta al rovescio, la lavoriamo al rovescio.
Le successive tre maglie del ferro le sfiliamo a diritto senza lavorarle. Le recuperiamo con la punta del ferro sinistro e le lavoriamo da dietro in un'unica maglia a diritto ritorto. Tre maglie lavorate a diritto classico, un gettato, un diritto, un gettato, quattro maglie a diritto. Lavorate le prime 12 maglie dello schema, adesso lavoriamo le successive 12 maglie. Abbiamo una maglia che si presenta al rovescio, la lavoriamo al rovescio. Un gettato, un diritto, un gettato, 7 maglie a diritto classico. E le ultime 3 maglie del nostro multiplo, prima del marcapunti, le lavoriamo tutte e tre insieme in un'unica maglia a diritto. Questo primo ferro lo ripetiamo per tutte le maglie dei multiplo seguenti. Una maglia al rovescio, 3 maglie sfilate a diritto senza lavorarle e lavorate tutte e tre insieme in un'unica maglia a diritto ritorto. 3 maglie a diritto classico, un gettato, un diritto, un gettato, 4 diritti. La maglia seguente è una maglia al rovescio e la maglia a divisione del nostro schema. Praticamente abbiamo lavorato le prime 12 maglie, una maglia al rovescio e adesso ripetiamo un gettato, un diritto, un gettato, 7 maglie a diritto classico. E le ultime 3 maglie del nostro multiplo le lavoriamo tutte e tre insieme a diritto classico. Quando arriviamo sull'ultima ripetizione del multiplo abbiamo una maglia in più e la maglia di vivagno, quindi queste ultime 3 maglie le lavoriamo insieme in un'unica maglia a diritto classico. E sull'ultimo punto di lavorazione abbiamo da lavorare una maglia al rovescio e la maglia di vivagno al rovescio. Io nel mio caso la lavoro con il filo sotto al ferro. Secondo ferro, rilavoriamo tutte le maglie per come si presentano, quindi lavoriamo il vivagno a diritto ritorto. La maglia che si presenta a diritto la lavoriamo a diritto. Tutte le maglie che si presentano al rovescio le lavoriamo al rovescio classico. E le maglie di gettato le lavoriamo al rovescio. I ferri pari infatti non sono riportati su schema perché si intendono da rilavorare tutte le maglie come si presentano e le maglie di gettato al rovescio classico. Lavorate tutte le maglie a rovescio fino alla fine del ferro, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare il terzo ferro dello schema. Le prime maglie e le ultime maglie di ogni ripetizione si lavorano sempre allo stesso modo. Una maglia di vivagno a diritto ritorto, una maglia a rovescio, 3 maglie sfilate a diritto senza lavorarle e lavorate tutte e tre insieme in un'unica maglia a diritto ritorto. 2 maglie a diritto, prossimità del gettato precedente, un gettato, un diritto e un gettato. 5 maglie a dritto. La maglia a rovescio la lavoriamo a rovescio e abbiamo lavorato così la prima metà del nostro multiplo. Continuiamo con un diritto, un gettato, un diritto, un gettato, 6 maglie a diritto. Le ultime 3 maglie del nostro multiplo le lavoriamo sempre, prima del marcapunti, tutte e tre insieme in un'unica maglia a diritto classico. Adesso ripetiamo il terzo ferro per tutti i multiplo successivi, quindi spostiamo il marcapunti e rivediamo insieme come lavorare il terzo ferro. Una maglia a rovescio, 3 maglie sfilate a diritto senza lavorarle e lavorate tutte e tre insieme nella parete posteriore, quindi a diritto ritorto. 2 maglie a diritto classico, un gettato, un diritto, un gettato e 5 maglie a dritto. La divisione delle nostre 24 maglie lavoriamo la maglia a rovescio, un diritto,
un gettato, un diritto, un gettato e 6 maglie a dritto. Adesso lavoriamo le 3 maglie insieme a dritto. Sull'ultima ripetizione del multiplo, dove abbiamo la maglia in più, abbiamo alla fine del ferro 5 maglie. Le 3 maglie successive le lavoriamo tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto. E alla fine del ferro la penultima maglia al rovescio, che è la maglia in più che abbiamo avviato, e poi la maglia di vivagno. Completata la lavorazione del terzo ferro, voltiamo il lavoro sul rovescio e rilavoriamo, come abbiamo visto nel secondo ferro, tutte le maglie per come si presentano e le maglie di gettato al rovescio. Il quinto ferro, che è un ferro a diritto, lavoriamo la maglia di vivagno a diritto ritorto. La prima maglia dello schema la lavoriamo al rovescio e le successive 3 maglie le sfiliamo a diritto senza lavorarle e le rilavoriamo tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto ritorto. Una maglia diritto, un gettato, un diritto, un gettato e 6 maglie a diritto. La maglia a rovescio la lavoriamo a rovescio e la maglia a divisione del nostro multiplo. E adesso lavoriamo le successive 12 maglie dello schema. Lavoriamo 2 maglie a diritto, un gettato, un diritto, un gettato e 5 maglie a dritto. In prossimità del marcapunti, le ultime 3 maglie del multiplo le lavoriamo tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto classico. Quindi vedete che le prime 3 maglie a diritto ritorto, le ultime 3, si ripetono su tutti i nostri ferri. Cambia soltanto la posizione delle maglie di gettato. Ora ripetiamo per tutti i multiplo successivi. Ricominciamo con una maglia a rovescio, sfiliamo 3 maglie a diritto senza lavorarle e le lavoriamo tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto ritorto. Un diritto, un gettato, e 6 maglie a diritto. Incontriamo nuovamente la maglia a rovescio, la lavoriamo a rovescio. 2 maglie a diritto, un gettato e sulla maglia che passiamo a diritto fra le maglie di gettato continuiamo a lavorare un diritto, un gettato e completiamo con le ultime 5 maglie a diritto e le ultime 3 maglie del multiplo le lavoriamo tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto classico. Le ultime 2 sulla fine del ferro sono una maglia in più da lavorare a rovescio più la maglia di vivagno. Fine del ferro, infatti, un rovescio e una maglia di vivagno. Ferro successivo, che è un ferro pari il sesto, rilavoriamo tutte le maglie come si presentano sul rovescio del lavoro e adesso vediamo il settimo ferro. Il settimo ferro è praticamente la metà del nostro schema, quindi continueremo a lavorare le maglie di gettato dove abbiamo le maglie di gettato sottostanti. Dal ferro successivo invece nella prima parte dello schema le maglie di gettato saranno spostate, quindi siamo al centro del nostro schema. Il settimo ferro lo cominciamo con un vivagno a diritto ritorto, la prima maglia del multiplo al rovescio e le successive 3 maglie sfilate a diritto senza lavorarle e lavorate tutte e 3 insieme nella parete posteriore con un diritto ritorto. Adesso lavoriamo un gettato, un diritto, un gettato e completiamo la prima metà dello schema lavorando 7 maglie a diritto classico. Lavorate le prime 12 maglie dello schema, abbiamo la maglia che si presenta al rovescio, la lavoriamo al rovescio e adesso completiamo lavorando la seconda metà del nostro schema, quindi abbiamo lavorato praticamente le prime 12 maglie, ora completiamo lavorando le successive 12 maglie in questo modo. Cominciamo con 3 maglie a diritto, 1, 2, 3, un gettato, un diritto, un gettato e 4 maglie a diritto. Al marcapunti le ultime 3 maglie del multiplo, di nuovo tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto classico. Adesso ripetiamo il settimo ferro su tutte le successive maglie del multiplo, rivediamolo insieme. Lavoriamo la prima maglia dopo il marcapunti al rovescio,
tre maglie sfilate a dritto senza lavorarle e lavorate tutte e tre insieme in un'unica maglia a diritto ritorto. Un gettato, un diritto, un gettato e sette maglie a diritto classico. La maglia a rovescio la lavoriamo a rovescio e ora lavoriamo la seconda metà del nostro schema. 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3, un gettato, un diritto, un gettato e 4 maglie a diritto. Le ultime 3 maglie del multiplo, io sono alla fine del ferro quindi ho anche la maglia in più, lavoriamo 3 maglie insieme in un'unica maglia a diritto classico, alla fine del ferro un rovescio e la maglia di vivagno. Abbiamo così terminato i primi 7 ferri dello schema, adesso lavoriamo l'ottavo ferro sul ferro di ritorno e vediamo come continuare appunto dal nono ferro, quindi lavoriamo la seconda metà dello schema. Sul nono ferro andremo a slittare le maglie di gettato sulla prima metà del lavoro, mentre l'altra metà resterà invariata. Quindi prendiamo il nostro lavoro e cominciamo. Lavoriamo la maglia di vivagno a diritto ritorto. La prima maglia del ferro la lavoriamo a rovescio e le successive 3 maglie le sfiliamo a diritto senza lavorarle e le lavoriamo tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto ritorto. Adesso lavoriamo tutte le prime 7 maglie a diritto, l'ottava maglia la lavoriamo con un gettato, un diritto e un gettato, quindi 7 maglie a diritto. Abbiamo un diritto e la maglia a rovescio, quindi lavoriamo un gettato, un diritto, un gettato e lavoriamo il rovescio a metà del nostro multiplo. Ora lavoriamo l'altra metà. Lavoriamo 4 maglie a diritto, un gettato, un diritto, un gettato e terminiamo con 3 maglie a diritto e le ultime 3 maglie del nostro multiplo in prossimità del marcapunti le lavoriamo tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto classico. Ripetiamo così il nono ferro per tutti i nostri multiplo di 24 maglie. L'ultimo multiplo lo cominciamo con un rovescio, sempre 3 maglie sfilate, lavorate insieme in un'unica maglia a diritto ritorto, lo lavoriamo comunque nello stesso identico modo, 7 maglie a diritto, un gettato, un diritto, un gettato e una maglia di rovescio a metà del nostro multiplo. L'altra metà la lavoriamo con 4 maglie a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, 3 dritti e le ultime 3 maglie dell'ultimo multiplo le lavoriamo tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto classico. L'ultima maglia che abbiamo caricato in più la lavoriamo a rovescio e lavoriamo la maglia di vivagno. Il decimo ferro è un ferro di ritorno, lavoriamo tutte le maglie a rovescio, ci vediamo sull'undicesimo ferro. Cominciamo lavorando la maglia di vivagno a diritto ritorto. La prima maglia del multiplo a rovescio, 3 maglie sfilate a diritto senza lavorarle e lavorate tutte e 3 insieme in un'unica maglia a diritto ritorto. Continuiamo lavorando 6 maglie a diritto. La sesta maglia infatti corrisponde alle maglie di gettato sottostanti, la lavoriamo a diritto, un gettato sulla maglia a dritto centrale, un diritto, un gettato, un diritto e un rovescio a divisione del nostro multiplo. Vedete, su questi ultimi 2 ferri abbiamo spostato la lavorazione delle maglie di gettato. Ora lavoriamo l'altra metà. Lavoriamo 5 maglie a diritto, 4 e 5. L'ultima maglia corrisponde sempre alla maglia di gettato dei ferri precedenti. Un gettato, un diritto, un gettato e concludiamo con 2 maglie a diritto. Le ultime 3 maglie in prossimità del marcapunti, che sono le ultime 3 maglie dello schema del multiplo, le lavoriamo tutte e 3 insieme in un unico diritto classico. Questa è la lavorazione dell'undicesimo ferro da ripetere per tutti i multiplo che abbiamo avviato. L'ultimo multiplo lo lavoriamo sempre allo stesso modo, quindi cominciamo con una maglia a rovescio, 3 maglie sfilate a diritto
e lavorate tutte e tre insieme in un'unica maglia a diritto ritorto, 6 maglie lavorate a diritto classico, 1 gettato in prossimità dei gettato precedenti, 1 diritto, 1 gettato, 1 diritto e il rovescio a metà dello schema. Lavoriamo l'altra parte, lavoriamo 5 maglie a diritto, in prossimità del gettato 1 gettato, 1 diritto, 1 gettato, 2 maglie a diritto e terminiamo l'ultimo multiplo alla fine del ferro con 3 maglie insieme in un'unica maglia a diritto classico. E in più adesso dobbiamo lavorare l'ultima maglia che abbiamo caricato, quindi un rovescio e lavoriamo poi la maglia di vivagno. Adesso lavoriamo il 12° ferro che è un ferro di ritorno, quindi sul rovescio, ci vediamo sul 13°. 13° ferro, nonché penultimo dei ferri a diritto, lavoriamo il vivagno a diritto ritorto. La prima maglia del ferro la lavoriamo a rovescio. 3 maglie sfilate a diritto senza essere lavorate, lavorate insieme in un'unica maglia a diritto ritorto e adesso continuiamo con 5 maglie a diritto. In prossimità dei gettati, un gettato, un diritto nella maglia centrale, un gettato e terminiamo con 2 maglie a diritto, una maglia a rovescio a divisione del multiplo e abbiamo lavorato la prima metà dello schema. L'altra metà la lavoriamo con 6 maglie a diritto. L'ultima maglia prima di lavorare le maglie di gettato è sempre in prossimità delle maglie di gettato sottostanti, quindi anche questo può essere utile per non sbagliare. Un gettato, un diritto, un gettato, una maglia a diritto e adesso abbiamo le ultime 3 maglie del multiplo. Le lavoriamo tutte e tre insieme in un'unica maglia a diritto classico. Questa è la lavorazione del 13° ferro. Ora ripetiamo per tutti i multiplo, anche l'ultimo multiplo alla fine del ferro lo lavoriamo allo stesso modo, un rovescio, 3 maglie sfilate a diritto senza lavorarle e lavorate insieme in un'unica maglia a diritto ritorto, 5 maglie a diritto, un gettato, un diritto, un gettato, e terminiamo con 2 maglie a diritto. Siamo alla maglia a rovescio, lavoriamo la divisione dello schema a rovescio, quindi del nostro multiplo, e continuiamo lavorando 6 maglie a diritto, una maglia di gettato dove abbiamo il gettato sottostante, quindi 6 diritti, un gettato, un diritto, un gettato, una maglia a diritto. Abbiamo 5 maglie alla fine del ferro, le ultime 3 maglie dello schema le lavoriamo insieme in un'unica maglia a diritto classico. Terminata la lavorazione del multiplo, terminiamo con un rovescio e una maglia di vivagno. Adesso lavoriamo il 14° ferro che è un ferro di ritorno e noi ci vediamo per l'ultimo ferro dello schema. Il 15° ferro, quindi l'ultimo ferro a diritto, lo lavoriamo in questo modo. Il vivagno a diritto ritorto, la prima maglia del multiplo a rovescio, 3 maglie sfilate a diritto senza lavorarle e lavorate tutte e tre insieme in un'unica maglia a diritto ritorto. E adesso continuiamo con 4 maglie a diritto. Al centro delle maglie col traforo, quindi dopo aver lavorato a diritto la maglia di gettato, lavoriamo un gettato, un diritto, un gettato e terminiamo con 3 maglie a diritto, la prima metà del nostro multiplo. E 3. La maglia a rovescio la lavoriamo a rovescio e completiamo lavorando 7 maglie a diritto, siamo sulla seconda metà del nostro schema, quindi 7 maglie a diritto. Un gettato, un diritto, un gettato e abbiamo subito le ultime 3 maglie del multiplo e lavoriamo tutte e tre insieme in un'unica maglia a diritto classico.
Ora lavoriamo tutti i nostri multipli in questo modo, vedete che terminiamo con la maglia di gettato e 3 maglie insieme a dritto. L'ultimo multiplo lo lavoriamo allo stesso modo, quindi con una maglia di rovescio, 3 maglie sfilate a dritto e lavorate insieme a diritto ritorto, 4 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4, siamo sui gettati, un gettato, un diritto, un gettato e 3 maglie a diritto, 2 e 3, a metà dello schema del multiplo un rovescio. E ora lavoriamo la seconda metà del multiplo, 7 maglie a diritto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, un gettato, un diritto, un gettato e siamo alla fine del ferro. Le ultime 3 maglie del multiplo insieme a diritto classico e terminiamo con la maglia in più, quindi una maglia di finitura del multiplo, lavoriamo un rovescio e la maglia di vivagno. Abbiamo completato tutti i nostri 15 ferri a diritto, voltiamo il lavoro e lavoriamo il 16° ferro, che è un ferro di rovescio. Il lavoro prosegue poi ricominciando dal primo ferro dello schema, si sviluppa in altezza sempre su queste 24 maglie. Adesso sgancerò il lavoro, vi mostrerò il campione che ho realizzato su 2 multiplo, eccolo qua. Nelle informazioni sotto al video io vi allegherò anche lo schema. Per lavorare la canotta ho eseguito la lavorazione del multiplo per 4 volte su ogni pannello, eccola qua, e ho lavorato in altezza nella parte posteriore 6 ripetizioni del punto e poi ho chiuso il lavoro. Nella parte davanti in altezza ho lavorato su 4 ripetizioni, sì esatto, quindi 1, 2, 3 e 4, dopodiché ho diviso i miei multiplo 2 sul lato e 2 sull'altro per realizzare lo scollo a B.